L'incontro con Gesù ti fa innamorare. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Oggi è il 2 febbraio e ricordiamo la presentazione del Signore al Tempio. Leggiamo insieme il brano che parla di questo episodio, Luca 2, 22, 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fece ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato questo passo dove si parla della presentazione al Tempio del Signore Gesù, come prescriveva la legge di Mosè, 40 giorni dopo la nascita del bambino doveva essere presentato al Tempio. Ecco che cosa accade. In questa occasione ci sono due persone molto forti spiritualmente e anche in età avanzata che incontrano Gesù, Gesù bambino. Il primo è Simeone, uomo giusto e pio, che attendeva tutta la vita la consolazione di Israele. Aveva sentito lo Spirito Santo preannunciargli di vedere nella propria vita, prima della propria morte, la venuta di questo Salvatore, del Messia. Simeone fa questa esperienza, lo trova e comprende che è lui il Messia. La stessa cosa accade per la profetessa Anna, già di una certa età. Pregava sempre, era nel Tempio e attendeva anche lei la promessa, l'adempimento di ciò che Dio
aveva detto per mezzo dei profeti che sarebbe venuto il Messia. E dopo averlo incontrato con Simeone, lo dava a Dio, benedicendo per quello che avrebbe fatto questo bambino. Oggi celebriamo, oltre a questa festa liturgica, questa ricorrenza, anche la giornata di vita consacrata. È già da qualche anno che è nella Chiesa, come memoria proprio in questo giorno. Perché? Perché l'esperienza che Simeone e che Anna hanno fatto con Gesù è un'esperienza molto simile per i consacrati. Innanzitutto vediamo cosa accade a Simeone. Attendeva il Messia, attendeva il Figlio di Dio, attendeva il Liberatore, il Salvatore. E una volta che lo ha accolto tra le proprie braccia, ha benedetto Dio dicendo: ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quanto è importante per noi cristiani fare questo incontro con Gesù. Quando la persona umana incontra Cristo, così come Simeone ha fatto l'esperienza concreta, ha preso tra le proprie mani, tra le braccia, questo bambino, è il Figlio di Dio, luce per illuminare le genti. Ha fatto l'esperienza di essere illuminato, l'esperienza di essere lui stesso abbracciato da Dio, da questa misericordia, da questo amore. E così Anna ha fatto quell'esperienza. Un'esperienza che è unica, che cambia la vita, tanto che Simeone dice: adesso sono pronto, Dio, perché i miei occhi hanno visto la tua luce, hanno sperimentato la tua presenza. E anche io, cari amici che mi seguite già da tempo, vorrei testimoniare che proprio 30 anni fa, all'età di 16 anni, ho fatto questa esperienza. Ho incontrato Cristo nella mia vita, come Simeone. Questo Signore Gesù che mi ha chiamato, ma che innanzitutto per me è stato una luce, ha aperto i miei occhi, ha riempito i vuoti del mio cuore. Il desiderio di essere amato da una donna, il desiderio di essere riempito dall'affetto di un'altra persona, Dio me l'ha dato. E vi dirò di più. Mi ha dato 100 volte tanto. Non solo ha riempito il mio cuore, il suo amore, ma lo ha fatto traboccare. Perché l'amore di Dio non è come l'amore di una donna o di un uomo. Che è umano, che è limitato, l'amore di Dio fa traboccare di gioia, di pienezza il cuore dell'uomo. Questa è stata la mia esperienza 30 anni fa. Ecco perché il mio cuore non è mai stato poi vuoto. Il mio cuore non è mai stato deluso dall'amore di Dio. Anzi, quotidianamente, fino ad oggi, tutti i giorni della mia vita, ho sperimentato la fedeltà di Dio. Una fedeltà che addirittura quando io era un po' più debole, lui è sempre venuto incontro a me. L'amore fedele di Dio. L'incontro personale con Gesù, cari amici, ci fa innamorare di Lui, perché Lui è l'amore. E qui sulla terra sperimentiamo una partecipazione di questo agape, si dice in greco, di questo amore di Dio. Noi soltanto partecipiamo un po', ma quando facciamo esperienza dell'amore vero, che è Dio e che si è manifestato in Gesù Cristo, tutti quanti ci innamoriamo di Lui, perché è l'amore che guarisce, è l'amore che riempie,
è l'amore che risana, l'amore di Gesù Cristo è un amore che libera e che ci rende felici, gioiosi, anche quando abbiamo difficoltà, problemi. Ecco la luce di cui parla Simeone. Il tuo servo adesso può andare in pace, oh Dio, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a me, questa luce che si rivela. Allora, fratelli e sorelle, oggi vogliamo invocare lo Spirito Santo nelle nostre vite, ringraziarlo per il dono della vita consacrata, ma questo amore si può sperimentare. Tutti i cristiani lo possono sperimentare. Tutti i cristiani, anzi, permettetemi, devono innamorarsi di Cristo, perché quando stai con Lui, alla Sua presenza, e lo incontri, non puoi più vivere come prima, ma sei affascinato da Gesù di Nazareth, che è soltanto, solo Lui ha parole di vita eterna per ciascuno di noi. Vieni, oh Spirito Santo, vieni oggi nella mia vita. Io ti offro il mio cuore, ti offro quello che io sono proprio oggi, oh Signore. Voglio fare l'esperienza di Simeone, l'esperienza di Anna, che ti hanno atteso, che hanno atteso quell'amore fedele, quell'amore che non passa mai, quell'amore che non delude, quell'amore che davvero riempie il cuore dell'uomo. Io ti attendo, oh Signore, nella mia vita. Manda il tuo spirito di amore affinché io oggi, in questo tempo, possa fare questa esperienza e innamorarmi di te, che sei un Dio vivo, un Dio di amore, un Dio misericordioso. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, lo slogan di oggi si riferisce proprio a questo evento della vita consacrata. L'incontro con Gesù ti fa innamorare. E questo non vale solo per i consacrati, ma per tutti i cristiani. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online La guarigione del cuore. Il Signore Gesù ha la capacità anche oggi di curare il nostro cuore e di guarire le nostre ferite. Ecco perché vi offriamo 3 serate per pregare insieme e chiedere a Dio la nostra guarigione. Mercoledì 14, 21 e 28 febbraio. Iscrivetevi sul nostro sito web. Ascolto.